Jack, stai bene? Non devi per forza dire la verità. Prima o poi scopriranno chi sei veramente. Tu nascondi la verità. E perché? A cosa stai resistendo? Non possono sconfiggere lo sciame. Bella, aiutami. Ci sei quasi, bambina mia. Smetti di combattere. Qualcuno ha bisogno di vita. Se non sei una di voi, cosa stai? Sei una di noi. Miron, esci dalla mia testa! Non è niente. Bene, perché l'abbiamo trovato. Dobbiamo solo... Oh, merda. Non possiamo entrare. Non con quelle torrette. Direi che ha funzionato. Merda, non le abbiamo prese tutte. Ci deve essere un altro generatore. Ho trovato l'altro. Bene. Ora sei pronta ad avere le tue risposte? Prontissima. Scosso per una punturina. Ho le mani sensibili. Per accedere è necessaria la corretta identificazione. Accesso negato. Buona giornata. Cosa? Niles, sei tu. Per accedere è necessaria la corretta identificazione. Corretta identificazione. Senti, provaci tu. Ma fa più male di quello che pensi. Accesso consentito. Benvenuta a casa. Benvenuta a casa. Seguitemi, prego. Ci spieghi quella calorosa accoglienza? Vi serve veramente una spiegazione? Penso di preferire Niles a questo bidone dell'immondizia. Ah, vedo che avete conosciuto il mio costrutto nettamente inferiore a Nuova Speranza. Ditemi quando possiamo riprendere il giro. Da questa parte, prego. Ma che diavolo, fa freddissimo qui dentro. Diamine, pare che alcuni nostri crioggetti non funzionino. Deve esserci un guasto nel sistema. Ma non mi dire! Non possiamo procedere finché quei crioggetti non sono disattivati. Vi dispiacerebbe?
Un masso di ferraglia figlio di... I cryojet saranno alimentati come le torrette. Troviamo il generatore. Ok, ha funzionato. Allora torniamo da quel bidone. Ben fatto. Sì, già che ha potuto. Avevo intenzione di resettare. Oggetti da diverso tempo. Niles, non vedo l'ora che ci spieghi questo. Ah, sono solo i resti di un vecchio incidente industriale. Bene, queste vasche sono come quelle di Nuova Speranza. Sì, l'ho notato. Ah sì, il mio lavoro iniziò tentando di trovare una cura per i bambini ammalati di polmonare, ma poi è diventato altro. I GOG volevano delle medicine, io ho dato loro degli dèi. Ah beh, è acqua passata. Da questa parte, venite. Non potete andare in giro senza supervisione. Prego, seguitemi da questa parte. Prego, di qua. Perché sei venuto qui dopo che i COG ti hanno fatto chiudere? La nostra famiglia aveva bisogno di un posto dove lavorare in pace. Impossibile che la tua famiglia abbia costruito tutto da sola. Dubito che abbiate il livello di autorizzazione necessario per queste informazioni. Vi pregherei di rimanere vicino a me. Dopotutto sono la vostra guida. Provate a mantenere l'integrità del mio giro. Lo faccio così raramente. Prego, seguitemi da questa parte. La prossima area è interessantissima. Scoperta e lastricata da una serie di fallimenti. Ecco alcuni esemplari molto meno stabili. E questa scoperta come l'hai fatta?
Una delle figlie dei minatori, temo. Era immune alle malattie e all'invecchiamento. L'abbiamo cresciuta come una di noi. Da questa parte, prego. Prego, seguitemi da questa parte. Provate a mantenere l'integrità del mio giro. Lo faccio così. Questo potrebbe essere particolare. Che cos'è? Quello è uno dei nostri primi ibridi riusciti. Ibrido? Intendi una locusta? È la stessa cosa. Nel nostro impianto precedente avevamo problemi di stabilità genetica. I siri erano malati e sterili. Un problema per ovvi motivi. Ma le locuste erano diverse, molto controllabili, soldati perfetti e persino capaci di riprodursi. Cosa le rendeva diverse? Le loro cellule. Vedete, i figli dei minatori di Mulsion avevano fornito un meraviglioso database genetico. Come anche le creature indigene del vuoto. E tutta la vostra ricerca genetica è qui dentro? Certo. Oh, merda. Ehi, ehi, Jack, Jack, vieni qui. Devi scaricare tutto da questo terminale. Oh, cavolo. Credo sia meglio non sapere cosa significhino questi nomi. Ma quando ci rendemmo conto di quanto fosse speciale l'immunità genetica all'immunzione di uno dei nostri bambini, il nostro lavoro iniziò a volare. Ti prego, continua. Quella ovviamente è Mirra, o come la conoscete voi, la regina Mirra. L'avete incrociata con i Siri? Niente di così mostruoso. Le sue cellule staminali però si accompagnavano deliziosamente con il DNA di Sire. Ma abbiamo sottovalutato tante cose. Il forte sentimento materno della giovane Mirra, ad esempio. Fammi indovinare. Ha portato i suoi figli a massacrarvi? No, no, no. Beh, sì. Ma mi riferivo al suo istinto materno più tradizionale, per sua figlia. La piccola Reina. Tua madre. Cosa? Tu menti. Niente affatto. Tua madre è nata qui e quel rammollito di suo padre ce l'ha portata via, causando la sventurata ribellione della giovane Mirra. Perché mi stai dicendo queste cose? Hai così tanti doni che ancora non capisci. Ehi, che succede? Se lo scopre ti ucciderà, lo faranno tutti. Cosa hai detto?
Ehi, ma che... Perché sei venuto con me? Che cosa ti ha detto, JD? Kate, non ti farò del male. No. Beh, forse dovresti. O dovrei farlo io. Così in effetti taglieresti il tuo legame con le locuste. Dai, sta un po' zitto! Non lascerò che mi facciano quello che hanno fatto a mia madre. Tua madre? E che cosa hanno fatto a tua madre? Nell'alveare. L'hanno cambiata. L'hanno uccisa. Io l'ho uccisa. Ma quello è il processo che permette loro di imparare, di crescere. Senza una regina sono senza guida. Visto? Hai visto? Io sono un'arma. No. Non lo sei. Giù al villaggio, quando ero dentro quello Snatcher, io li stavo controllando. Cosa? Penso di aver ucciso Oscar. Aspetta un attimo. Lo pensi o lo sai? Non lo so. Non lo so, io... Voglio che esca dalla mia testa. Voglio solo che smetta. Ok. E tu lo fermerai. E se non lo facessi? Allora ti cancelliamo ed eliminiamo ogni traccia della tua preziosa ricerca. Allora, permettimi di aiutarti. Dovremmo semplicemente fidarci di te. Sei libera di fidarti o non fidarti di chi vuoi. Ma dimmi, tua madre e l'alveare, lei ha opposto resistenza? Certo che l'ha fatto. Lo temevo, alla giovane Mira non serviva un'incorporazione così rudimentale. Niles, dimmi una cosa. Chi era mio nonno? Uno dei nostri scienziati migliori. Fuggì con la piccola Reina perché non credeva più nel nostro lavoro. Mira sapeva dove era fuggito. Dissi a Mira che Reina era morta nel tentativo di fuga. Pensavo che questo avrebbe chiuso la faccenda. Fu un... Ditemi quando possiamo riprendere il giro.